Allora, questa video lezione è, diciamo, per svolgere la stima del valore venale attraverso, diciamo, non l'applicativo Excel, ma in maniera molto più semplice, utilizzando un semplice foglio cartaceo, una penna e delle squadrette per poter fare le tabelle. Allora, la prima cosa è iniziare a fare la tabella diciamo, degli immobili che vogliamo stimare. Allora cominciamo subito, una semplice tabellina. Mettiamo un po' tutta la casistica, per cui ci divertiremo un po' a stimare tutti i vari tipi di immobili. Allora cominciamo la prima colonna, diciamo, di cosa si tratta, no? Diciamo il tipo di, diciamo, di immobile, il tipo immobile. Allora, cominciamo prima un'abitazione. Ci tiriamo la nostra riga nella quale metteremo poi i successivi dati. Poi ipotizziamo un garage. Poi ipotizziamo per esempio diciamo un piccolo locale da ristrutturare, no? Quindi un locale terraneo da ristrutturare. Locale terraneo da ristrutturare. Un terreno agricolo e in ultimo io aggiungerei anche il caso di un suolo edificabile, no? Qua segniamo il comune dove è ubicato, mettiamo abitazione per esempio Salerno, idem il garage, locale terraneo possiamo mettere Ponte Cagnano, anche il terreno agricolo Ponte Cagnano. Suolo edificabile, mettiamo Salerno. Ovviamente sono tutti dati che noi ipotizziamo. Qui dovremmo mettere i dati catastali, quindi per capirci, foglio, particella, eventualmente il sub e la categoria. Allora, foglio possiamo ipotizzare per Salerno, che ne so, foglio 50, idem il garage. La particella, ad esempio, è la 10, sub 3, l'abitazione. Il garage invece ha una sua particella, quindi particella 15, per esempio, non ha il sub. Categoria dell'abitazione, mettiamo che è un A2, quindi civile abitazione. Il garage è un C2 come categoria. Locale terraneo da ristrutturare, quindi mettiamo foglio 8, particella 10, sub non c'è. E la categoria, per esempio, è diciamo un C. Un C2 anche in questo caso.
Terreno agricolo, Ponte Cagnano, foglio 10, particella 200. Non c'è la categoria per i terreni agricoli, quindi c'è tutta più la qualità che metteremo dopo. Suolo edificabile, foglio 8, particella 150. Anche qui dobbiamo aggiungere qualità per i terreni agricoli. Qua non c'è nulla, ovviamente. Qua mettiamo che è un frutteto e suolo edificabile mettiamo che è un seminativo. Allora, fatto questo, possiamo procedere successivamente per diciamo, la valutazione. Possiamo aggiungere, se volete, delle note. Mettiamo delle note in cui scriviamo le condizioni in cui si trovano gli immobili, per esempio. Mettiamo note. Allora, abitazioni diciamo buone condizioni. Buone condizioni. Idem il garage. Invece il locale terreno mettiamo da demolire e ricostruire. Terreno agricolo. Diciamo è in buone condizioni e suolo edificabile da costruire. In base agli indici di edificabilità, quindi indice edificabilità fondiaria, IEF si chiamano, da costruire. Quindi queste sono le nostre premesse. Allora, la prima cosa dobbiamo cominciare a fare la valutazione. Allora, per quanto riguarda la valutazione, noi ci riferiamo, abbiamo detto, ai valori ohmi come riferimento. Quindi cominciamo la seconda tabella, cominciamo a mettere i valori di riferimento. Quindi facciamo sempre la solita tabellina. Allora, tipo di immobile, abitazione, comune, consistenza, cioè può essere espressa in vano in metri quadri. Mettiamo tutti in metri quadri, così è tutto più semplice. Quindi mettiamo per esempio 100 metri quadri. Mettiamo valori di riferimento.
Allora, per l'applicazione abbiamo detto OMI, ovviamente ci riferiamo al comune di Salerno, no? Comune Salerno. In base alla zona dove è ubicata l'abitazione, chiaramente. Garage. Quindi OMI, come sai, mettiamo centrale, quindi centro. Il garage è 30 metri quadri, anche qui OMI Salerno Centro. Abbiamo il locale terraneo, che va abbattuto e ricostruito ex novo, Ponte Cagnano, diciamo che di 50 metri quadri, OMI, Ponte Cagnano, periferia. Terreno agricolo, Ponte Cagnano, diciamo che il terreno sono 5.000 metri quadri, 5.000 metri quadri, sempre OMI, Ponte Cagnano, chiedo scusa, no, OMI, e qui si utilizzano i valori fondiari. Valori fondiari Ponte Cagnano. Suolo edificabile. Salerno. La consistenza del suolo sono, diciamo, 2000 metri quadri. E qui si deve utilizzare il valore di trasformazione. Allora, riferimento, vediamo se c'è un valore medio, un valore minimo, un valore massimo, quindi metteremo tre colonne. Due e tre. Valore minimo. Massimo valore medio. Allora, per questi valori vi abbiamo già detto, andiamo a vedere diciamo, sul sito Formaps, trovandolo con un motore di ricerca, oppure dobbiamo trovare i valori OMI, diciamo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sezione territorio. Quindi l'uno o l'altro va bene lo stesso. Noi adesso ipotizziamo delle valutazioni, no? Per cui, per esempio, l'abitazione, mettiamo il valore minimo, un valore OMI, ipotizziamo che abbiamo trovato il valore minimo 2000 euro a metro quadro, valore massimo abbiamo trovato 3000 euro a metro quadro. Chiaramente, quando abbiamo il valore minimo, il valore massimo, possiamo anche evitare di inserire il valore medio, ma per cui lasciatelo qui. Se lo volete calcolare, è ovviamente 2.500 euro a metro quadro, ecco, possiamo anche metterlo. Garage abbiamo trovato sempre nella zona di Salerno Centro, diciamo che va dai 1.500 euro a metro quadro.
ai 2000 euro a metro quadro, 1750 euro a metro quadro. Allora, il locale terraneo ovviamente è tutto da abbattere, quindi non possiamo sapere il valore ohmico, attualmente è zero, dobbiamo fare col valore di trasformazione. Quindi, valore di trasformazione. Quindi cancelliamo ohmi perché non possiamo ovviamente sapere quanto vale un fabbricato che ormai è di lutto, no? Terreno agricolo, dobbiamo trovare i valori fondiari. Questi valori fondiari li troviamo sul sito della Regione Campania, quindi basta che voi cliccate sul motore di ricerca Google, valori fondiari comune di Pontecagnano, vi escono tutti i vari valori fondiari a seconda della categoria. Allora, nel nostro caso, per esempio, essendo un frutteto, possiamo dire che va a 60, diciamo, chiedo scusa, a 6 euro a metro quadro potrebbe essere un valore, diciamo 10 euro a metro quadro, valore medio. In questo caso non abbiamo un valore minimo e massimo perché i valori fondiari c'è solo il valore medio. E qui dobbiamo fare valori di trasformazione e vediamo in seguito. Non abbiamo valori di riferimento per il momento. E quindi abbiamo preparato la nostra base. Adesso dobbiamo cominciare a fare le valutazioni in base anche a quelli che sono i parametri. Quindi cominciamo con l'abitazione, che è il caso, diciamo, che un po' più frequentemente vi si può verificare, no? Allora. Veniamo alla nostra abitazione. Allora, la prima cosa è quella di capire quali sono i parametri che influenzano il valore di un'abitazione, rispetto, per esempio, a un'altra abitazione che ha un valore maggiore, cioè quali sono i parametri che sono distintivi. Allora, dobbiamo costruire la tabella dei parametri. Allora, come si costruisce la tabella dei parametri? Allora, ecco qua. Qui metteremo il nostro parametro. Allora, diciamo, uno, il primo che ci viene è la vetustà, cioè quanto è vecchio l'immobile, vetustà. Secondo, riguarderà il livello o il piano al quale si trovano. Livello o piano. Terzo parametro, se c'è l'ascensore o meno. Sono quelli un po' che uno la prima cosa guarda quando va a acquistare un immobile, poi guarda l'esposizione, se è esposto bene, se guarda c'è una vista mare, panoramica. Quinto parametro, l'orientamento, se è orientato a sud, a nord. Sesto, in che stato si presenta, quindi la manutenzione. Settimo, se c'è parcheggio, non c'è parcheggio. Ottavo, i servizi igienici. Nove, il riscaldamento. Gli infissi. Le finiture,
Se c'è il parchi, non c'è il parchi. E gli spazi comuni, ultimo. Allora, ci tiriamo le righe perché qui dobbiamo mettere poi come incidono queste caratteristiche, questi parametri. Non tutti hanno la stessa importanza, no? Direi. Ecco, vi siete tirate tutte quante le righe. A questo punto, quindi, vediamo quanto incidono. Quindi, incidenza. Che significa incidenza? Cioè, il mercato che importanza dà a questi parametri? Non a tutti la stessa importanza, no? Allora, la vetustà secondo me è la prima cosa, cioè quanto è vecchio l'appartamento, diciamo che incide per un 30%. Il piano o livello può incidere secondo me per una buona percentuale, perché comunque uno cerca sempre di avere, quindi diciamo un 18%. Qua potete anche cambiare, l'importante è che il totale faccia 100. Diciamo un 15% se c'è l'ascensore o non c'è l'ascensore. L'esposizione diamo un 8%, vedete abbiamo messo quasi in ordine di importanza. L'orientamento il 7%, la manutenzione il 5%, 4% il parcheggio, 3% i servizi, se ci sono i doppi servizi oppure no, servizi igienici abbiamo detto giusto. Riscaldamento un altro 3%, se diciamo è autonomo centralizzato, infissi anche quel 3%, se sono termoacustici, eccetera, 2% le finiture e spazi comuni 2%. Il totale fa 100, potete verificarlo facilmente, ma non credo che abbiate problemi. A questo punto dobbiamo declinare questo 30, cioè no, quando diciamo è vecchio, ma non è vecchio di quanto? Più di 40 anni, da 20 a 30, da 10 a 20. Quindi questo 30 va ripartito a seconda della categoria, giustamente. Quindi facciamo le varie, si chiamano i cosiddetti livelli. Allora prevediamo, secondo me, per esempio nella vetustà possiamo prevedere 5 livelli. Quindi qua mettiamo i livelli, quindi livello 1. Livello 2, livello 3, livello 4 e livello 5, che secondo me raggiungiamo soltanto nel caso della vetustà. Allora, cominciamo. Allora, diciamo più di 40 anni, maggiore di 40 anni, che è vecchio, e gli diamo 0. Cioè di questo 30 prende lo 0%. Livello 2 facciamo da 20 a 40. A questo punto gli diamo in percentuale, voglio dire, se il livello massimo che è, diciamo nuovo, gli diamo tutto il 30%.
gli altri livelli devono avere in proporzione di meno, quindi deve aumentare gradualmente. Quindi se dobbiamo fare, gli diamo 12 qua, 12%. Poi abbiamo da 10 a 20 anni, 10-20, gli diamo il 18%. Qua gli diamo, poi abbiamo da 5 a 10, 24% e 30%. Se ci fate caso, tranne il primo scatto, gli altri livelli aumentano di 6 ognuno, vedete, aumentano in proporzione, cioè dobbiamo creare una gradualità di livello. Possiamo anche farla diversamente, potete anche distribuire diversamente, però indubbiamente io a un immobile che già più di 40 anni, come coefficiente di vetustà gli darei 0, non gli darei nulla, insomma. D'accordo? Cominciamo con il livello o piano, con l'ascensore. Anche qui abbiamo, diciamo, qui abbiamo quattro livelli, quindi facciamo piano terra e piano primo, quindi PT e chiaramente primo piano, no? Gli diamo 0, sono i meno appetibili. Poi piani intermedi. Intermedi, gli possiamo dare, per esempio, in questo caso abbiamo fatto 7,20%, 7,20%. Penultimo, e ultimo, che è quello che prende tutta la percentuale, 18%. Potete anche fare diversamente, potete anche fare 6%, qua possiamo fare piani intermedi. Facciamo 6%, così aumenta di 6 anche qua ognuno. Facciamo aumentare di 6, in modo che livello 5 non c'è. Ascensore. Ascensore può essere assente o presente, quindi abbiamo solo due presenti. Quindi assente o inutile. Perché può essere inutile? Perché può essere un piano terra. Vabbè. Scusate, diciamo solo assente, cioè assente 0. Poi presente o inutile, nel caso del piano terra, gli diamo il 15%. Presente o inutile, tutto il 15%. L'esposizione, allora possiamo mettere, se l'esposizione è interna, no? Su un cortile, eccetera, gli diamo 0, è il livello più meno basso. Se è su una strada, gli diamo per esempio il massimo, abbiamo detto che è 8, quindi non possiamo aumentare di 6, perché bisogna vedere quanti livelli sono, cioè strada. Qui possiamo mettere doppia strada, cioè su due strade, oppure panoramica con una vista, eccetera, quindi sono 4. Poi il massimo abbiamo detto è 8, mettiamo 8% qua. Non posso diminuire di 6, però potrei per esempio fare, partendo, che ne so, se parto da 3 a 8, oddio, non è che mi trovo proprio bene, però conviene fare 2, di 2 manco posso fare, quindi posso fare 4. E quindi aumentiamo di 2 gradualmente. L'orientamento nord e peggio, gli diamo 0. Invece est-ovest, oppure sud, sud-est, sud-ovest, che è il migliore. Quindi qua gli diamo 7. Anche qui la stessa cosa, potrei partire, quindi potrei mettere per esempio, qui non, visto che si tratta soltanto di due livelli, posso mettere per esempio 3%, 7%, quindi aumentiamo di 4. Manutenzione. Questi, allora, tranne, diciamo, il livello 1, l'ultimo livello, che non, diciamo, rappresentano il minimo e il massimo, quindi 0 oppure 7, perché il massimo è 7%. Quelli intermedi li decidiamo noi in base a una certa gradualità e alla conoscenza del mercato.
la manutenzione. Se è scadente, gli diamo zero. La migliore manutenzione qual è? Chiaramente è quella ottima, e quindi mettiamo a livello 4 ottima e gli mettiamo 5. Abbiamo già stabiliti i due. Quelli intermedi quali sono? Ovviamente normale e buona. Dobbiamo chiaramente distribuire questo 5, quindi se vogliamo creare una gradualità, se partiamo da 2, manco ci troviamo bene, perché 2, 4, 5 no. Potrei partire da 1, 1%, 3%, 5%. Abbiamo creato la gradualità. Parcheggio, assente, è 0, chiaramente. Se abbiamo il posto auto, e invece gli diamo il massimo, perché chiaramente è importante, no? Quindi qua abbiamo solo livello 1 e livello 2. Servizi igienici sono, se è singolo gli diamo 0, se è doppio gli diamo il massimo 3%. Qua è facile. Riscaldamento anche qua, se è centrale gli diamo 0, se è autonomo gli diamo il massimo 3%. Infissi, se vetro singolo, gli diamo 0. Se diciamo termoacustici, gli diamo il massimo. Chiedo scusa, se, sì, 3%, sì. Finiture, se sono economiche, gli diamo 0. Civili, e quello intermedio, poi abbiamo le signorili, le storiche, che possiamo stabilire il massimo. Quindi qua possiamo fare 2%. Ovviamente dobbiamo gradualizzare qua tra civili e signorili, quindi non è molto semplice. Potrei fare anche signorili e storiche, per esempio, lo stesso. Quindi se no possiamo fare così: 0,5% civili, 0,5, 1 e 2. Spazi comuni, assenti è 0. Se c'è un cortile, oppure se è un giardino o c'è un parco. E anche qua posso fare la stessa cosa. Ecco, e abbiamo declinato tutti i vari livelli. A questo punto dobbiamo attribuire il livello all'immobile che noi vogliamo andare a stimare. Allora, io farei una considerazione. Allora, noi per esempio l'abitazione e il garage possiamo anche valutarli insieme, anche perché probabilmente il garage è pertinenza dell'abitazione. Oppure voi potete calcolare anche singolarmente il garage, però tenete conto che alcuni di questi parametri non possono essere applicati al garage, perché chiaramente non avete un livello piano, quindi dove chiaramente non c'è questo parametro, voi dovreste chiaramente cancellarlo per il garage e di calcolare l'incidenza facendo la pari a 100 con i rimanenti parametri. Per esempio, non ha senso spazi comuni, finiture, infissi, riscaldamento, parcheggio, esposizione, orientamento, ascensore, livello piano per il garage. Il garage può avere importanza la vetustà, può avere importanza ma la manutenzione, può avere importanza se ci sono i servizi igienici, ma non se c'è il doppio o il singolo. Quindi anche questo lo eventualmente metterei se c'è o non c'è il servizio igienico, quindi assenza o presenza. Potrebbe avere una sua importanza di riscaldamento, ma non più di tanto, io non lo metterei. E basta, niente altro, insomma. Quindi ridurrei molto questa tabella dei parametri. Altrimenti valutate il garage come se fosse pertinenza dell'abitazione e poi chiaramente al garage applichiamo una percentuale di differenza in base, per esempio, a quello che è la superficie ragguagliata, cioè il garage quanto incide sull'abitazione. Normalmente incide per il 50%. Per cui possiamo calcolare la superficie ragguagliata rispetto all'abitazione.
Però è un artificio, io non ve lo consiglio, io vi consiglio, valutate il garage come garage a sé stante, quindi calcoliamo i parametri solo per il garage, se volete. Comunque, partiamo con l'abitazione. Allora, l'abitazione, dobbiamo stabilire quali sono i livelli della nostra abitazione. Allora, chiaramente questi li dobbiamo calcolare su una tabella a parte, quindi prendiamo un altro foglio e mettiamo i riferimenti della nostra abitazione. Sempre. Abitazione. Allora, dobbiamo stabilire adesso il nostro livello, no? Quindi mettiamo i parametri, dobbiamo mettere adesso qui sopra, quindi vetustà. Livello 3 ascensore 4 esposizione 5 orientamento. Sei, manutenzione. Sette, parcheggio. Otto, servizi igienici. Servizi igienici. Nove, scaldamento. Dieci, infissi. 'E scriviamo sotto, non ce la facciamo, vabbè, non è un problema, facciamo così, tanto 11 finiture e 12 spazi. Ok, e qua mettiamo i valori. Scegliamoci legno verticale. Allora, cominciamo. Quindi la nostra abitazione, diciamo che quanto è vecchia, quindi il primo dato è sapere quanto è l'età, quindi. E poi metteremo il livello. Questo chiaramente è nella descrizione dell'abitazione. Noi abbiamo soltanto poche indicazioni, abbiamo messo nel primo foglio iniziale, vedete, buone condizioni, però possiamo aggiungere anche questi altri dati se ci vengono dati ovviamente dal nostro committente oppure se siamo a conoscenza. Quindi immaginiamo che l'abitazione sia, diciamo, abbia un periodo di costruzione di 30 anni, quindi se è 30 anni, se andiamo sulla tabella dei livelli, 30 anni vuol dire livello 2, perché siamo tra 20 e 40, quindi 2. Il piano, che piano si trova? Diciamo che quindi abbiamo, quindi l'ipotesi è questa, quindi abitazione, lo scriviamo qui sotto, vedete? Abitazione costruita
30 anni fa. Si trova al terzo piano. Qui terzo piano, vedete, sono piani intermedi, abbiamo il 6%, quindi abbiamo il, chiedo scusa, il livello 2. Tra parentesi possiamo mettere anche la percentuale, così ce lo troviamo già fatto questo lavoro. Quindi vetustà 2, abbiamo detto 12%, quindi 12%. Livello piano, intermedi, 6%. Vedete? Allora, l'ascensore è presente, non è presente? Sì, ascensore presente, mettiamo. Ascensore presente. E quindi se è presente l'ascensore, il livello 2 ed è 15%. Esposizione, dove sposto? Esposizione, diciamo che doppia strada, no? Quindi doppia, doppia è livello 3. Il livello 3 è il 6%. Orientamento. Diciamo che è orientata a sud-est. Sud-est, sud-est, se andiamo a vedere, è il migliore. Livello 3, 7%. Manutenzione abbiamo detto che è buona. Manutenzione buona. La manutenzione è buona, è il 3%, il livello 3. 3%. Parcheggio, diciamo, è assente. E ci mettiamo il livello 1, 0%. I servizi igienici sono doppi, doppi, e quindi servizi igienici doppi, abbiamo il livello 2, 3%. Riscaldamento è autonomo, e quindi abbiamo anche qua livello 2, 3%. Infissi sono termoacustici. Acustici. E quindi se sono in fissa abbiamo anche qua livello 2, 3%. Le finiture sono civili. E quindi civili livello 2. Livello 2, 0,5%. Spazi comuni non assenti, 0%. Quindi spazi comuni assenti. A questo punto abbiamo la somma delle percentuali che dobbiamo fare, vedete? Quindi abbiamo messo tutte le percentuali dei vari livelli. Facciamo la sommatoria percentuali dei parametri. Allora abbiamo, vedete, 12, 18, 33, 39, 46, 49, 52, 55, 58, 58,5 percentuale. Questo, diciamo, è come dire, la differenza rispetto a quello che può essere un'abitazione che ha i livelli, diciamo tutti i livelli 1. Se l'abitazione avesse tutti i livelli 1, quindi come dire, fosse nella norma, diciamo quella più scadente, avrebbe 0 percentuali. Se fosse invece l'abitazione con i migliori, diciamo, parametri, avrebbe qui 100. Questa nostra abitazione si ferma nel mezzo. Adesso andiamo a vedere i valori minimo e massimo che avevamo calcolati prima, i valori ohmi. Quindi i valori ohmi erano Vmax 2500 euro a metro quadro. Vmin era
chiedo scusa, no, 3.000 euro a metro quadro, 3.000 euro a metro quadro, valore minimo era 2.000 euro a metro quadro. Quindi per capire, questi fossero stati tutti, diciamo, livello 1 e qua si fossero stati tutti livello massimo, chiaramente. Cioè, se fosse stato il migliore appartamento andrebbe a 3.000 euro, il peggiore appartamento va a 2.000. La differenza è uguale a 1.000 euro a metro quadro. Questo 1.000 è attribuito proprio ai parametri, quindi se fosse il migliore appartamento prenderebbe tutti i 1.000. Allora, il valore del nostro appartamento è uguale a valore minimo più differenza moltiplicata per la percentuale dei parametri, ovvero uguale 2.000 euro a metro quadro, che è il valore minimo, più la differenza è 1.000 euro a metro quadro, che moltiplica il 58,5%. Possiamo anche mettere una parentesi qui, quindi uguale 2.000 più, allora ovviamente 1.000 per 58 fa 585 euro, ovvero il valore del nostro appartamento a metro quadro è 2.585 euro a metro quadro. Quindi valore appartamento uguale 2.585 per 100 metri quadri. Quindi il nostro appartamento vale 258.500 euro. E quindi abbiamo valutato, vedete, con i parametri facilmente il nostro appartamento. La stessa cosa fate per il garage, ma per il garage, se non volete prendere i valori ohmi di riferimento, ma volete riferirvi alla pertinenza della, diciamo, abitazione, quindi se fosse pertinenza il garage, basta fare valore a metro quadro dell'appartamento moltiplicata, diciamo, la superficie convenzionale garage. La superficie convenzionale significa come, quanto vale la superficie del garage rispetto a quella dell'appartamento, come si fanno le tabelle millesimali, normalmente vale il 50%. Quindi a questo punto noi faremmo 2.585 per 50%, abbiamo il valore, diciamo, a metro quadro, ovvero 1.700, dovrebbe essere 1.790 più o meno. Facciamo un attimo con la calcolatrice per non fare errori. Dovrebbe fare 1.292,50 1.000, se ho fatto bene, 1.292,50 euro a metro quadro. Valore garage. Uguale. 50 metri quadri per 1.292,50 e quindi euro. E abbiamo calcolato anche il garage. Vedete, abbiamo applicato il tutto come la tabella Excel, solo che abbiamo fatto manualmente. Abbiamo calcolato l'abitazione e il garage. Un discorso a parte merita invece, diciamo, il valore di trasformazione che facciamo in una successiva lezione. Vorrei completare il discorso per il terreno.
Allora, il terreno, ovviamente, i parametri sono completamente diversi, quindi dobbiamo utilizzare un altro foglio. In cui mettiamo i vari livelli del terreno. Allora, anche qui facciamo come abbiamo fatto prima, togliamo quelli precedenti qui. Quindi facciamo sempre parametro. Livello 1. Per i terreni è un po' più semplice perché i livelli sono solo 3. Poi se ne avete, diciamo, a livello 2, se ne avete di più ne potete mettere anche di più, il criterio è lo stesso. Quindi abbiamo i 3 livelli. Allora, il primo parametro è dove è ubicato. Ubicazione. Secondo, come l'accesso al terreno. Tre, la forma dell'appezzamento. Parliamo di terreni agricoli, chiaramente. Quattro, l'ampiezza. Cinque, se è irrigato o no, irrigazione. Sei, la giacitura, cioè se è pendente e pianeggiante. 7. Se ci sono delle pertinenze rurali oppure no, cioè se c'è una stalla, un deposito, qualcosa. 8. La sistemazione, se è sistemato bene, oppure c'è ristagno idrico nel terreno. 9. Se è fertile. E 10. La viabilità, se è buona o no. Allora, vediamo. Ho dimenticato l'incidenza, non l'abbiamo messa. Mi perdonerete, ma la mettiamo alla fine, tanto cambia poco. Incidenza. Questa deve fare sempre pari a 100 il totale. Allora, l'ubicazione è la più importante, cioè dove si trova il terreno. E questa gli diamo, diciamo, il 30%, era come la vecchia vetustà, della vetustà degli immobili. L'accesso gli diamo il 10% perché è importante che abbia un buon accesso, anche la forma se è regolare o non è regolare. L'ampiezza gli diamo un 5%, 10% l'irrigazione, 10% la giacitura, 10% la presenza di pertinenze rurali, sistemazione 5%, 5% la fertilità, 5% la viabilità. Il totale fa 100. Potete anche cambiarle queste percentuali, non è un problema. L'importante è poi declinarle qui. Chiaramente, livello 1 abbiamo già detto che è 0%, quindi potete già mettere tutti 0 a dove è il livello 1.
E a livello 3 gli mettiamo il massimo, 30%, 10%, 10%, 5%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%. E 5%. Allora, chiaramente il livello intermedio è intermedio, quindi se è tra 0 e 30, questo è 15. Qui è tra 0 e 10 è 5, anche qui 5, qua è 2, 5, 5, 5, 5. 2,5, 2,5 e 2,5. Allora, livello 1, ubicazione, diciamo cattiva, cioè non è ben ubicata in un bosco, eccetera, per esempio. Normale, eccellente. L'accesso insufficiente. Sufficiente, buono. Vedete, si usano molto gli aggettivi, eh? Forma irregolare, irregolare, diciamo regolare, ottimo. Ampiezza piccola, medio, grande, asciutto, quindi non è irrigato, diciamo irrigazione, consorzio, oppure se c'ha un suo pozzo, quindi pozzo, la giacitura, declive, quindi pendente, poco declive, pianeggiante. Pertinenze se ci sono, quindi diciamo scarsa, cioè nulla, diciamo, non ce ne sono, nulla. Sufficiente, buona. Sistemazione scadente. Sufficiente. Buona. Fertilità, anche qui diciamo scadente. Buona. Ottima. Viabilità scadente. Buona. Ottima. Quindi abbiamo messo, vedete, gli aggettivi. A questo punto occorre sapere quali sono, diciamo, le caratteristiche del nostro terreno, quindi, e quindi poi facilmente possiamo fare il nostro calcolo. Allora, immaginiamo che il nostro terreno, abbiamo detto, è ubicato a Ponte Cagnano, ma ci dice soltanto, per esempio, che è un frutteto, quindi nulla di particolare cosa. Per cui dobbiamo vedere quali sono i dati. Quindi immaginiamo che, ad esempio, è ubicato in una buona zona, quindi ci mettiamo una croce su eccellente, vedete? L'accesso è sufficiente, la forma è regolare, l'ampiezza è diciamo media, l'irrigazione ha il pozzo, la giacitura è pianeggiante, mettiamo la croce pianeggiante, le pertinenze ci sta quel fabbricato da demolire, quindi diciamo che sia sufficiente, la sistemazione è buona, la fertilità è ottima, la viabilità è buona. Allora, se prendiamo dove abbiamo messo le varie X, le percentuali, abbiamo che per il terreno che si ha, allora, per esempio, abbiamo il 30% più, vedete, 5% più 5% più 2,5% più 10% più 10%
più 5% più 5% più 5% più 2,5%. Vediamo quanto effetto dà: 35, 40. Questi due li mettiamo insieme: 45, 55, 65, 75, 80%. Quindi abbiamo che la percentuale dei parametri influiscono per l'80%. Se andiamo ai valori che abbiamo messo come riferimento prima, ecco qua la tabella precedente per il terreno, abbiamo detto che terreno agricolo abbiamo messo 10 euro al metro quadro, riprendiamo dei valori fondiari, ma è un valore medio, non abbiamo qui il valore minimo e massimo, quindi dobbiamo mettere valore fondiario medio 10 euro al metro quadro. Ora, non abbiamo il valore minimo, perché se avessimo il valore minimo noi faremmo valore minimo più la differenza moltiplicata per l'80%. Allora, praticamente dobbiamo calcolare il valore minimo e il valore massimo. Come lo calcoliamo? Lo calcoliamo attraverso la deviazione standard. Allora, la deviazione standard basta fare il valore, diciamo, medio diviso 2, quindi valore medio diviso 2 ci dà più o meno la deviazione standard. Per cui 10 euro al metro quadro diviso 2 uguale 5, valore minimo 5. Valore medio 10, valore max 15, cioè 10 più 5. Quindi qua è 10 meno 5, qua è 10 più 5. La differenza è uguale a 15 meno 5, uguale 10. Per cui valore del terreno a metro quadro uguale valore minimo più differenza per percentuale dei parametri, cioè valore terreno a metro quadro è uguale 5 euro a metro quadro più 10 euro a metro quadro per 80%. Quindi è uguale 5 più 8 uguale 13 euro al metro quadro. Quanto era grande il nostro terreno? Se vi ricordate, la tabella sempre precedente era 5.000 metri quadri. Quindi il valore del terreno uguale 5.000 metri quadri per 13 euro al metro quadro. È uguale, facciamo la moltiplicazione perché meglio farla per bene, uguale 5.000 per 13 fa 65.000 euro. E abbiamo calcolato anche in questo caso il valore del terreno. Per il valore di trasformazione dobbiamo fare un discorso a parte, però per il momento ci fermiamo a questo.